Lo scorso 18 febbraio l'Auditorium San Panfilo del Centro Pastorale Diocesano di Sulmona ha ospitato lo spettacolo musicale dal titolo Ama e cambia il mondo, una storia di guerra e amore in tutte le sue sfaccettature. Lo spettacolo, tratto dal testo teatrale Guerra, Signore della Terra di Angela De Magistris, è stato realizzato dalla compagnia Sursum Corda in collaborazione con Onde Radio Academy e con la Pastorale Giovanile di Sulmona, coinvolgendo giovani allievi e attori professionisti. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato il segno, con coraggio e con impegno, con dedizione contro l'istituzione organizzata, Cosa Nostra. Cosa vostra? Cos'è vostro? È nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano non solo musica. La testa si gira e aggiusta la mira, ragione. A volte condanna, a volte perdona. Ci sono stati uomini e sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali. L'obiettivo dello spettacolo è stato quello di sensibilizzare il pubblico sulla tematica della pace nel mondo in un momento storico in cui le tensioni e i conflitti sono sempre più frequenti e violenti. Attraverso le canzoni e le coreografie, lo spettacolo ha raccontato le esperienze e le emozioni di chi vive la guerra, ma anche di chi cerca l'amore e la speranza in mezzo al caos. Lo spettacolo ha riscosso un grande successo, ricevendo gli applausi e i complimenti del pubblico presente, che ha apprezzato la qualità artistica e il messaggio sociale dello spettacolo. Siamo tutti un zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti, no, non posso parlare. E ho capito che non sempre tempo cura le ferite, che sono sempre meno di persone amiche, che non esisterete senza pentimenti. La direzione artistica è stata affidata alla cantautrice sulmonese Antonella Bucci e al maestro e produttore Mauro Mengali, che hanno saputo valorizzare il talento e la passione dei giovani protagonisti. A presentare Alessia Fabrizio, arrivata da Spoltore appositamente per l'evento. Un ringraziamento particolare è andato al vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco, e a Nicol Tuzzi della UT Lab e al service curato da Luigi Fracassi. Non ho parole per dirvi grazie per i testi e la realizzazione con cui avete espresso l'emozione. Anche io mi sono emozionato come teatro, quando hanno con quelle parole forti, poi i brani musicali, le voci straordinarie, veramente. Quindi grazie a tutti voi, ciascuno, per questa bella serata.